Hanno stupito tutti le zebre nella scorsa stagione. Per i risultati, 7 vittorie nel Pro 14 e una in Challenge Cup. E, onestamente, chi se lo sarebbe aspettato considerato da dove si partiva lo scorso agosto? La V2 è iniziata più o meno esattamente un anno fa. E la federazione mi chiese di dare una mano, un contributo per cercare di ripartire con questa nuova avventura, con le zebre sotto la gestione al 100% federale. Abbiamo trovato una situazione che non era molto felice, molto, molto positiva, ma da allora abbiamo fatto molta strada. Oggi c'è una società, oggi abbiamo una struttura tecnica, abbiamo una struttura logistica, direi, messa a posto ottimale, abbiamo una struttura tecnica molto buona, molto forte. Noi abbiamo due missioni, una quella di contribuire al massimo livello nel costruire una nazionale forte, quindi nel gestire i giovani talenti che ci vengono mandati dalle varie strutture federali e dalle società di eccellenza. Due, chiaramente, nel fare questo dobbiamo cercare anche di avere risultati nostri. Ma hanno stupito anche per il tipo di gioco mostrato in campo. Un rugby positivo e propositivo, fatto di attacco e rischi. Un game plan studiato ad hoc da Michael Bradley e dal suo staff. Il gioco del rugby sta cambiando molto qui nell'emisfero nord. L'emisfero sud era già avanti col fatto di voler giocare da ogni parte del campo. Nell'emisfero nord, se non hai un pacchetto di mischia grande e forte e non hai un modo diverso di giocare, perdi la maggior parte delle partite. C'è un equilibrio da trovare, ci sono diverse domande a cui rispondere, ma penso che questa sia la filosofia giusta per tutte quelle squadre che non hanno un pacchetto di mischia strapotente. Tutto questo ha senso per me. Lo scorso anno, con l'arrivo di Bradley, Tronchi e Orlandi, abbiamo avuto sicuramente un passo in avanti nel nostro gioco. È stato un gioco molto più offensivo, non più volto solo alla difesa, e abbiamo avuto buoni risultati. Certo, avremmo potuto ottenere qualcosa in più, ma sta a noi ora, il prossimo anno, quest'anno, andare oltre i nostri limiti. Conosciamo già il nostro piano di gioco, il modo di giocare. Quindi sarà per noi un vantaggio. Assolutamente, e la cosa più importante è questa, perché ogni volta con le zebre si ripartiva un po' da capo. Invece quest'anno, consolidando quello che è stato fatto l'anno scorso, abbiamo la possibilità veramente di crescere. Lo staff, come detto, è rimasto lo stesso, invariato, però sta cercando di apportare alcuni dettagli che l'anno scorso non aveva avuto tempo, soprattutto all'inizio, di sperimentare. Per cui, sulla base di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, del gioco che abbiamo espresso, cercheremo sicuramente di migliorare il nostro gioco ultimando determinate cose che l'anno scorso invece non è stato possibile lavorare. Quelli che sono i nostri obiettivi sono difficili effettivamente da quantificare numericamente. Quello che io spero è che riusciremo a essere competitivi contro tutte le squadre, a prescindere dal vincere e perdere, chiaro, poi più se ne vince meglio è, ma vogliamo diventare una squadra temibile e temuta da tutti quanti, specialmente qua tra le nostre mura domestiche, e quindi venderemo cara la pelle a chiunque in questo torneo e in Coppa. Ma la campagna acquisti, guarda, ovviamente come tutti gli anni abbiamo la gestione dei permit player che poi se confermano quello che fanno vengono qui, quindi quest'anno sono stati confermati quelli che hanno fatto il percorso la scorsa stagione, e poi ci sono gli stranieri. E qui si va su tre figiani, anzi due figiani e un tongano, sono giocatori da scoprire, io li direi così. Balecana, che è giocatore insomma all'ala, copre in realtà non soltanto quello di ala ma anche quello di estremo, e poi abbiamo Tayabuka Pisai, che è una pura, diciamo così, seconda linea. E poi Matutevi, che è invece un doppio ruolo, può fare un primo saltatore, ma forse più una terza. E per ultimo, ma non per ultimo, è Brumer, che è François Alton, più conosciuto, più volte l'abbiamo commentato a Sky. Insomma, giocatore senza bisogno di grandi presentazioni, è arrivato qua con una grande mentalità, una grande professionalità. Gli mancava luce in casa, ma ha risolto questo problema, quindi siamo tutti felici per lui e la famiglia. E, però diciamo, il cerchio si chiude qua. Abbiamo da capire ancora sull'infortunio di Gaffney, il giocatore che lo scorso anno si è infortunato al collo. Qua adesso stiamo valutando, attendiamo, potrebbe esserci un altro innesto, ma questo nei prossimi mesi.
Nel futuro delle Zebre, secondo me, ci sono due cose. Una, dobbiamo assolutamente costruire una nostra identità, perché essere nel Po 14 è un po' il paragone che facciamo spesso, sarebbe come rapportato al calcio, competere quotidianamente, tutte le settimane, con il Milan, con il Bayern, Real Madrid, Barcellona, Arsenal e così via. Dobbiamo costruire una nostra identità sportiva, societaria ed immagine. Fatto questo e tramite questo contribuire a formare e a dare il massimo contributo ad una nazionale forte in grado di affermare questo sport in questo nostro paese. D'altronde nello sport in generale e in Italia in particolare, se non vinci non sei nessuno, quindi tradotto in molto semplicemente bisogna iniziare a vincere. Benvenuti sull'autobus delle Zebre Rugby. Come spesso accade, ci stiamo muovendo per andare a fare un evento speciale, ma noi ci muoviamo anche quando andiamo in trasferta tutti insieme. Quello che faremo è presentarvi la squadra, o meglio il pullman. Ora, quello che molti non sanno è che ci sono comunque dei ruoli in un pullman. Di sottofondo c'è la musica, ora passeremo avanti, vedremo, ci sono dei DJ, quelli predisposti a metterla. E come possiamo ben vedere ci sono anche delle gerarchie. Ora vediamo, abbiamo qua per esempio Lovotti e Marcello Violi. Sono i due fissi su questi posti. Quando uno entra non si può minimamente sedere, non si può minimamente sedere lì. Perché? Perché Marcello è un mediano di mischia, uno di quelli piccoli che va protetto, e accanto c'è Lovotti, uno di quelli ciccioni grossi che deve menare e bastonare, infatti coppia inseparabile. Mentre sulla destra inizia un po' la sequenza di tutti i giocatori nuovi. Io sto spesso vicino a Matteo Minozzi, uno dei nuovi arrivati, per cercare un po' di farlo crescere come giocatore, sapete, ancora ha bisogno di qualche spunto. Qua abbiamo anche la cassa con Marcello DJ, insieme anche a Edoardo Padovani, che è questo ragazzo sempre rilassato che si mette sempre un po' in queste posizioni. E mentre dietro, al centro del pullman, dove abbiamo anche il reparto stranieri, con Giorgio che fa un po' da mediatore tra italiani e sudafricani, lui è di adozione sudafricana. Al centro, Gullo, per cortesia, se ti metti seduto, hai pure cambiato posto, c'è il capitano. Quel posto centrale è il posto del capitano per eccellenza, che guarda tutto il pullman e da sinistra a destra dà ordini e impartisce tutte insomma quelle che sono direttive per la trasferta e per gli scherzi, insomma i nostri battesimi e cose varie. La cosa importante è che in un autobus ci sono quindi delle gerarchie che vanno rispettate, e ricordare mai toccare i posti assegnati e soprattutto quelli dei piloti. Si incazzano. Il motivo per cui siamo qui è un allenamento congiunto con il Parma Calcio, e vedremo se le Zebre saranno all'altezza, con i piedi parlando, perché almeno fisicamente dovremmo. Sì, ma non dovete farla passare, eh? Questa pressione. Sei solo su Sky con 1 milione di abbonati. Bella però, eh? Vieni dentro. Beh, adesso facciamo due mischie qua con i ragazzi del Parma Calcio. Hanno detto che stamattina hanno caricato in palestra. Non si vede ragazzi. Praticamente in mezzo abbiamo il tallonatore e poi abbiamo il pilone sinistro e il pilone destro. No, è il braccio qua. La testa è dentro, perfetto. E io butto dentro la palla, no? Il tallonatore, la tallona e fa uscire il pallone. Olle! Adesso la introduco dal lato vostro. Talloni te? No, il tallonatore, pronto? Con la gamba destra. Bravo. C'è del buon materiale, però bisogna faticare, è un ruolo terribile, ragazzi. Però si guadagna un sacco di soldi, mi hanno detto. Dai, basta, qua è l'ingaggio, ecco la palla. Ragazzi, sapete cos'è una touche? È tipo un colpo di sole ai capelli. Bravo, adesso te lo fanno i ragazzi, una touche. Tiriamo su Totò. Eccolo lì. Dopo aver provato con il rugby, adesso facciamo due rigori con questa palla ovale. Vediamo un po' come va.
vediamo se sono in grado di fare gol anche con questa. Vediamo se il sinistro di Di Marco funziona anche col pallone ovale. No, direi di no. Palazzani, il cucchiaio! Non me l'aspettavo sinceramente, perché pensavo più, loro abituati al pallone a rugby, più un tiro forte, invece è stato bravo, no, però a parte gli scherzi è stata una bella esperienza e ho provato anche a lanciare qualche volta la palla da rugby, ma è una fatica allucinante, quindi diciamo ho capito la difficoltà di questo sport, quindi è meglio che rimango nel calcio. La rincorsa di Gagliolo, il sinistro di Gagliolo, fa centro, parte Boni, mica tanto, para Frattali. Cerabolo alle stelle. Nozzi, questa è una trasformazione. Il cucchiaio anche di Gobbi. Bene, dai, abbiamo più o meno lo stesso fisico, anche se abbiamo lavorato stamattina in palestra, ma non si vede rispetto a loro perché sono veramente grossi. No, però bello, dai, divertente, fa piacere confrontarsi con degli atleti del genere. E la parata di Frattali, 2-2. Siamo pur sempre italiani, quindi brutte figure non abbiamo fatte col pallone. Calcio tennis abbiamo anche vinto 5-1, quindi direi che no. Come vinto 5-1? 5-1 contro il Parma calcio, ragazzi. Le zebre quest'anno stupiranno. Le abbiamo visti anche improvvisare delle mischie e delle touche. Certamente non la cosa più facile, però come se la sono cavata? Se la sono cavata bene, loro sono molto leggeri, quindi in touche sono andati per bene. In mischia ho visto gli sguardi un po' impauriti quando si sono abbracciati intorno ai nostri piloni, però no, è stato bello.